C'è soddisfazione tra i familiari di David Rossi, l'ex capo della comunicazione del Monte dei Paschi, morto il 6 marzo 2013, precipitando da Rocca Salimbeni dove aveva il suo ufficio. Soddisfazione perché la città di Siena ha risposto all'appello lanciato dalla figlia Carolina Orlandi su Facebook. Erano circa 600 ieri sotto una pioggia battente a sfilare in corteo per reclamare verità e giustizia sulla morte di David Rossi. Io ci tengo a sottolineare e a sperare che questa giornata non sia solo un incontro domenicale o un qualcosa che le persone fanno per l'affetto nei nostri confronti o nei confronti di David. È importante che le persone lo facciano anche per loro stesse perché ci serve veramente un senso di coscienza, di consapevolezza che questa città deve assolutamente avere, prima di tutto per loro stessi e poi per David e per tutti noi. La manifestazione è stata silenziosa e aperta solo da un cartello dove c'era scritto Verità per David, che era retto dai familiari. Il corteo si è fermato davanti al Tribunale di Siena e proprio il procuratore della Repubblica di Siena, il procuratore Capio Vitello, ha voluto riaprire le indagini nel novembre del 2015, affidandole al sostituto procuratore Andrea Boni. Ma adesso Boni è stato trasferito al Tribunale di Spoleto, lascerà Siena fra una cinquantina di giorni e c'è timore che tutto debba ricominciare da capo. Purtroppo ci sarà probabilmente da ricominciare da capo. Questo, anche se gli atti predisposti e quello che ci sarà delle indagini svolte sicuramente rimarranno, ma quelli che sono collegamenti che ciascuna persona fa, si dovrà riprendere tutte le fila. Mi ero ripromessa di non dire niente oggi e forse però qualcosa lo devo dire. Io ringrazio tutti quelli che sono venuti qua oggi. Però io ho bisogno di dirvi una cosa, io ho bisogno di sapere che oggi non sarà un caso isolato, ma sarà veramente un punto di partenza per tutti. E non dovete essere venuti qua solo per affetto nei miei confronti, in quelli di Davide o in quelli di mia mamma, ma lo dovete a tutti voi, a voi stessi. Lo dovete a voi stessi perché ci serve veramente che questa città riacquisti consapevolezza di come vanno le cose. È importante, quindi lo dovete a voi stessi, davvero. Grazie a tutti comunque. Ha aperto il caso a novembre per omicidio, quindi vediamo cosa ne viene fuori, insomma, noi siamo qui, sempre. Una sveglia anche alla città, avevate chiesto. Assolutamente, la città è fondamentale. Siena dovrebbe avere un senso di comunità profondo e quindi è importante che lo dimostri. E questa è l'occasione, la prima occasione in cui veramente può farlo. Quindi In tanti conoscevano David in questa città e tanta gente l'ha conosciuto, ahimè, per le cronache sui giornali. Chi era David? mi dispiace molto che sia passato in realtà questo. So che appunto David Rossi è ormai sinonimo di Monte dei Paschi, è sinonimo di tutto quello che sta succedendo in questa città, ma David era ben altro, era un patrimonio di questa città, era una persona che si interessava di mille cose, era per me un padre, quindi una fonte di ispirazione, di un esempio di vita. Quindi cioè, i ricordi sarebbero troppi, ma non è questa la sede. A 3 anni di distanza, qual è il tuo cruccio? Qual è la tua cosa che porti con te e che davvero da quel giorno ti senti dentro di te che ti deve vendere? Io sono stata cresciuta come una persona libera, quindi dove non vedo libertà io mi indigno, mi arrabbio e appunto penso alla libertà quando uno se la sente dentro la paura non esiste. A Siena i senesi sono liberi secondo te? No. Perché dici questo? Dico questo perché purtroppo ho avuto dimostrazione di questo, sono rimasta delusa molte volte da questa città, però oggi è una giornata per cambiare tutto questo, è un inizio veramente per dimostrare la città che siamo. Questa manifestazione, cosa chiedete? Chiediamo solo verità e basta, non chiediamo altro, ma una cosa che sarà difficile averla, mi sembra, penso. Ha poche speranze lei? Ho poche speranze perché hanno tentato di chiudere subito perché tutti facevano credere quella cosa, che Davide si fosse suicidato, invece no, io l'ho sempre detto, non è possibile, non è possibile. L'hanno fatto fuori e poi l'hanno buttato. Il messaggio Sempre detto. da madre qual è questa situazione? Sì, come io fossi all'ergastolo, invece ci dovrebbero essere gli altri. Grazie. Ecco.
Luca Scarcelli, in questi ultimi giorni, mentre ci avviavamo verso questo terzo anniversario della morte di Davide Rossi, lei ha avanzato, meglio, l'aveva già avanzato, ma ha puntualizzato ancora di più: non la convince quel volo direttamente dalla finestra dell'ufficio di Davide Rossi, più probabile una situazione che partiva da più in alto. Ma, io ho messo insieme due cose che erano già comprese nella perizia originaria, cioè il fatto che sul davanzale dello studio di Davide Rossi non ci fossero segni neri di scarpe, comunque associabili a quelli della suola delle scarpe, e che la dinamica, cioè la traiettoria della caduta è compatibile con la partenza dalla finestra al piano superiore. Quindi, mettendo insieme queste due cose, ho detto che potrebbe essere anche caduto dalla finestra del piano superiore. Purtroppo abbiamo investigato questo aspetto, però c'è un'indeterminazione sulla velocità di arrivo del corpo a terra, per cui non lo possiamo dire con certezza. C'è una possibilità che possa essere caduto anche dalla finestra del piano superiore. Sarebbero state importanti le telecamere interne alla banca, avere i filmati registrati delle telecamere interne. Questo sarebbe stato ovviamente determinante e risolutivo per certi aspetti. Sarebbe stato anche interessante magari aver svolto un'ispezione comunque nei locali al piano di sopra, cosa che in atti sembra non sia stata fatta. Quindi, da questo punto di vista, io penso che questa indeterminazione rimarrà, perché non avendo fatto sopralluoghi se non nello studio di Rossi, credo che questo aspetto in questo momento non possa essere chiarito. Il sindaco di Siena, Bruno Valentini, qui in Piazza del Monte nel terzo anniversario della morte di Davide Rossi, perché? Allora, intanto perché la famiglia mi ha invitato direttamente e ci sarebbe venuto ugualmente, ma in questo caso era un invito che davvero non potevo rifiutare. La magistratura ha fatto un primo passo, riaprendo un'inchiesta, probabilmente interpretando anche l'ansia, il bisogno di sapere dell'opinione pubblica. Ora deve andare avanti perché, riaprendo le indagini, tutti vogliamo sapere se le cose sono andate come sono state raccontate finora. Credo che, al di là della pioggia, tutta Siena si stringa intorno alla famiglia, perché non si può vivere con un macigno come questo sulla propria vita. Mi fermo qui perché oggi diciamo, non è il momento delle manifestazioni di tipo politico o altro. Siamo qui come persone, anche se ovviamente io, essendo il sindaco di Siena, non posso esservi solo come Bruno Valentini, e credo che questo aiuterà a stringere le indagini, perché questo è quello che vogliamo alla fine, non solo noi ma credo in Italia.